Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno, buongiorno a tutti. Io non posso fare a meno, quando adesso dico amici miei, di farmi venire in mente un amico che sicuramente non si perdeva questa trasmissione e che proprio nei giorni scorsi ha deciso di cambiare il posto in cui ascolta questa trasmissione, perché io me l'immagino così. Che ci sia un posto dove la gente che ci ha lasciato continua a volerci bene. E questa è la ragione per cui anche noi dobbiamo continuare a voler bene alle persone che ci hanno lasciato. Io immagino che Antonio Topputo, che queste trasmissioni non se le perdeva mai, stia ascoltando lo stesso, in un altro posto, magari. Insieme con Salvatore Amati, insieme con mio padre, insomma, con le persone più care che purtroppo noi perdiamo e che devono rimanere vive nel nostro ricordo. E così mi piace pensare che in quel posto dove loro stanno sia possibile continuare a voler bene alle persone che invece sono ancora su questa faccia di terra. E quindi quando oggi dico amici miei, il riferimento, il pensiero va ad Antonio Topputo. Detto questo, ho da assolvere a una promessa, promessa e debito. Vi devo raccontare la seconda parte della triste storia tra l'avvocato Angela Tarantino, che a noi ci interessa non perché si chiama Angela e nemmeno perché si chiama Tarantino, ci interessa perché è la moglie del rappresentante più luminoso della legalità a questo mondo, l'uomo che magari vorrebbero come mediatore di pace fra Putin e Zelensky, lo vorrebbero all'ONU perché è la luce della legalità. E a noi interessa la sua consorte perché mangia, beve e dorme insieme a una persona che dovrebbe vivere nella luce di questa legalità. E invece abbiamo scoperto che, diciamo, si è ritagliata una zona di penombra. E sua legalità, sua luminosità, il signor Bonito, queste cose non le ignora, ma convive con queste cose. E poi alza il ditino e vuole fare la lezione a tutti quanti gli altri, me per primo. E invece non è in condizione di fare lezioni a nessuno perché, come si dice anche nei proverbi popolari, la prima cosa che dovrebbe fare, dovrebbe guardare dentro casa sua. Di che si tratta? Ve lo dico subito. C'è un processo penale, un altro, che interessa l'avvocato Tarantino, interessa, che brutta parola che ho usato, nel quale l'avvocato Tarantino è indagata, sempre per vicende che riguardano l'INPS, la grande mammella chiamata INPS. Da dove nasce questo procedimento e perché questo procedimento pende non a Foggia, dove sarebbe normale, ma pende a Lecce? Questo procedimento nasce da un esposto che ha indirizzato alla Presidenza del Tribunale di Foggia e
alla presidenza della Corte d'Appello, quindi queste persone, questi presidenti, conoscono bene il soggetto e con chi questo soggetto è sposata. Chi firma questo esposto? L'esposto lo firma il direttore generale della regionale dell'INPS. Che boh. Si lamenta il direttore di una incresciosa vicenda. Non è una vicenda di legalità, è una vicenda incresciosa che espone l'istituto, l'INPS, siamo tutti quanti noi l'INPS, ha un rischio di grave danno, anzi uso la parola ingente danno, non solo di carattere patrimoniale, non si tratta solo di soldi. Che cosa è successo? È successo che la Banca Intesa San Paolo, che è il tesoriere dell'INPS, quello che gestisce i soldi dell'INPS, comunicò all'INPS stesso che erano stati notificati dall'avvocato Angela Tarantino in bonito legalità, la legge, la correttezza, io sono un galantuomo, chi i soldi dell'INPS siamo tutti galantuomini. Che aveva fatto questa avvocata? Aveva notificato dei provvedimenti di correzione materiale di errore pronunciati dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia. Io posso dirvi che il giudice che pronunciò questi provvedimenti, non sta scritto qua, ma io lo so, si chiama dottoressa De Santis ed è un giudice onorario. Uno di quegli avvocati che vengono chiamati, poi fanno istanza per essere giudici onorari. Correzione di errore materiale. Che significa? Significa che se un giudice fa un errore, mi spiego, nella sentenza, in un'ordinanza, dovendo fare un conto, fa 6 e 4 e per errore scrive 9. O scrive 11 invece di 6 e 4, 10, commette un errore materiale, cioè non un errore giuridico, non di legge, ma un errore che può capitare. Ebbene, l'avvocato Angela Tarantino imbonito, quando era già moglie del luminoso rappresentante della legalità, presentò una richiesta di correzione di errore materiale a questo giudice, dottoressa De Santis. Ecco, ho sbagliato perché ho detto presentò una richiesta. No, presentò, ma fammi controllare ancora su un 1.300 richieste di correzione di errore materiale. 1.300. Sapete quanti sono? 1.300. E in queste 1.300 non vi potete sbagliare. Erano tutte correzioni di errore a favore dell'avvocato, a favore della signora Bonito. E riguardavano provvedimenti anche di anni precedenti di altri giudici. Dite, ma può essere che abbiano fatto tutti questi errori? Eh sì, può essere, tutto può essere, no? Tutto può essere, ci raccontiamo le barzellette, tutto può essere, ma la procedura dette origine alle lamentele dell'INPS. Perché? Pensate, si corregge a favore dell'avvocato, cioè aumentano i soldi che va a pigliare l'avvocato dall'INPS. Questo è tutto. Stiamo parlando di cifre enormi. E beh, se no a Monte Carlo cominciamo.
La cosa strana è che l'INPS non sapeva niente. Scusate, se c'è un errore in una sentenza, fra me e te, e bisogna correggere questo errore, la procedura impone che le parti interessate vengano chiamate davanti al giudice. E che uno deve poter dire, no, non è uno sbaglio, non è chiaro? Invece, che cosa dice l'INPS direzione regionale? Che la dottoressa Daniela De Santis Gott procedeva senza chiamare l'INPS. Quindi l'INPS non sapeva niente. Un bel giorno arriva questa PEC da Intesa San Paolo e dice, vedete che voi pensate di tenere, non so, 1 milione di euro, faccio un esempio, in più sul conto, vedete che non lo tenete perché gliel'abbiamo dato all'avvocato Tarandini in base a 1300 provvedimenti di correzione di errore materiale. L'INPS si va a guardare le carte e dice, ma come cacchio? Non ci hanno mai chiamato, non ci hanno mai interpellato. E vedete, il direttore generale dell'INPS scrive proprio così, ve lo voglio leggere perché non deve essere la parola mia. In assenza di ogni contraddittorio con l'INPS, fa un esempio, in assenza di ogni contraddittorio con l'INPS, questo succedeva sempre, l'assenza della convocazione dell'INPS, l'8 febbraio del 2017 la dottoressa Gott, che significa giudice onorario, Daniela De Santis, ha corretto, pensate, nel 2017, corresse così, cit, tra di loro, Tarandì e De Santis, senza IMSS, una ordinanza che risaliva al 15 luglio del 2013, di 4 anni prima, fatta da un altro giudice. L'IMSS si lamenta di questo fatto e dichiara che l'INPS era all'oscuro di tutto e che queste correzioni di errore materiale sono numerosissime, sempre su richiesta dello stesso legale, la signora Bonito, la luce della legalità, gli onesti, sempre dallo stesso Gott, Daniela De Santis, che forse per questo spesso è stata vista accedere allo studio dell'avvocatessa Tarandino. Nello studio mio, giudici, non ce ne vengono. Ci vediamo in tribunale quando ci vediamo. Invece è una frequentatrice abituale, la dottoressa De Santis, dello studio luminoso di legalità, di onestà, di galantomismo, non quei 4 fetenti di mafiosi che facevano capo a Franco Metta. Si lamenta il direttore regionale, non ha potuto l'INPS far valere le sue ragioni in merito all'infondatezza e alla inammissibilità delle istanze di correzione. Cioè, non hanno mai consentito all'INPS di parlare, di difendersi. L'INPS doveva soltanto pagare. E poi ognuno fa la sua vita, il suo tenore di vita, se cambia e se veste. Con i soldi dell'INPS. Il prosegue questo esposto sottolineando che questi ricorsi per correzione di errore venivano proposti nominativamente al giudice e non all'ufficio giudiziario. È chiaro questo passaggio? Cioè, non tribunale di Foggia, giudice dell'esecuzione, poi a chi capitava, capitava. No, no, Tarandino a De Santis. E De Santis correggeva anche ordinanze emesse da un giudice diverso.
che è già abbastanza strano. Può succedere, nel frattempo quel giudice se n'è andato, non tengo un altro modo, ma in genere se le ordinanze le emette il giudice Bonito, la correzione va fatta indirizzandolo al giudice Bonito, non a De Sandis. Perché De Sandis? Ho fatto un esempio, che queste cose il giudice Bonito le sa molto bene, anzi le sa meglio di noi. Allora, dice, ma quello non sapeva niente, non sapeva niente. E se tu sei luminoso, si appiccia la luce, io sono la luce della legalità. Lo so. Praticamente l'INPS si lamenta perché dice, io dopo che avevo pagato una cosa, mi trovavo con una correzione a cui non avevo partecipato a pagare ancora altro. E io vorrei proprio sapere, ma quanti soldi sono stati versati dall'INPS alla avvocatessa Tarantino in Bonito? Quindi sono andati questi soldi dentro la casarella, alla casuccia di Bonito, entravano questi soldi. Quanti? E di questi soldi, quanti erano dovuti e quanti non erano dovuti? Dici, tu hai queste curiosità perché ce l'hai con Bonito. No. Perché queste curiosità, guarda un po', ce l'ha pure la Guardia di Finanza. Sempre di Lecce, perché quelli di qua li dobbiamo ancora vedere all'opera. Parliamo sempre di Lecce. È nato un processo penale che è il numero 81-26/18 della Procura della Repubblica di Lecce. Chi è indagato? Tarantino e De Sandis. Si sciacquava la bocca Francesco Bonito dicendo che io ero indagato, io non sono mai stato oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio. E mai, nessuno, nemmeno dopo aver mangiato i peperoni fritti la sera, si è potuto sognare di dire che io avevo preso un euro che non mi competiva. Ora tu sei la legalità, sei la luce del galantomismo, sei l'uomo più cristallino del mondo. Allora, mo che ti ritiri a casa tua, invece di fare le querele a me, chiedi a tua moglie, nemmene. Noi parliamo così, forse non è un linguaggio adatto, dice signoria vostra, noi diciamo nemmene, ma signorei che l'Inps che ha componente. E te ti ha pigliato la prescrizione. E quelli ti hanno scritto che i ricorsi ti portavano i firme false, eccetera, eccetera. E qua, mo, che è successo? Perché la finanza di Lecce chiede all'INPS di sapere quante sono le somme corrisposte dall'INPS all'avvocato Tarantino? Va bene, perché vogliono quantificare l'entità del danno patrimoniale, erariale, perché l'INPS è un organismo statale, è un ente pubblico, che danno è stato arrecato. Voi immaginate se la Corte dei Conti, a me, la Corte dei Conti non mi ha mai chiesto conto, non indietro, conto di un euro speso, mai, non ha avuto mai nessun tipo di rilievo da muovermi. Pensate se la Corte dei Conti avesse detto, Metta ci deve dare 1.000 euro, come sindaco ha speso 1.000 euro in maniera sbagliata, ci deve dare 1.000 euro, ma non sia mai signore. E mo, signore, glielo vogliamo dire, Bonito, glielo vuoi dire alla Guardia di Finanza? Il quantum delle somme definitivamente corrisposte
dal terzo pignorato Banca Intesa San Paolo all'avvocato Tarandino in Bonito, dice: ma che altro possiamo raccontare? Beh, che altro possiamo raccontare lo vedremo in appresso. Non è che queste informazioni sono a disposizione di tutti. Quindi vedremo se riusciamo a ricostruire. Ma tu che sei la trasparenza, tu che sei il galandomismo fatta persona, proprio imbastato col galandomismo, imbastato. Mi riferisco al sindaco Bonito. Perché non ci rispondi tu? Perché non ci dici tu? Il procedimento 81-26-18 che fine ha fatto? Perché non ci racconti come mai 1300 correzioni di errore materiale? Come mai sempre allo stesso GOT, allo stesso giudice? Come mai senza contraddittorio? Come mai la procura di Lecce, sono matti a Lecce, hanno iscritto nel registro degli indagati queste due persone, Tarandino e De Santis? Che intendi fare? Bollito, che vuoi fare con questi soldi che sono entrati in casa tua e che sono entrati in maniera illegittima? Se ne lamenta l'INPS, si lamenta la Banca Intesa. Sono stati informati presidente della Corte d'Appello, presidente del Tribunale di Foggia, ecco, rispondo a qualche amico che dice: ma quello Bonito. Quando a Foggia si atteggia, sono arrivato, fate largo, la luce sta entrando nel tribunale. Lo sanno tutti quanti il fatto. Non è che lo so solo io, lo sanno tutti quanti. Quindi non temete, prima o poi bisognerà dare conto di queste cose. Vedremo se ci risponde. Nel frattempo dovete sapere, e chiudiamo così, poi domani parliamo di altro. Nel frattempo dovete sapere che, a parte le querele che fa Bonito, a parte, c'è pure la moglie che si dà un grande da fare. Pensate che ha scritto all'ordine degli avvocati, ve l'ho detto la settimana scorsa, chiedendo dei provvedimenti contro di me, perché io non devo parlare di lei, non devo leggere le sentenze del Tribunale di Foggia, non devo dire le cose che so o che sono venuto a sapere. Cioè, loro possono dire su di me, senza nessun fondamento, tutto, che sono un criminale, che sono un mafioso, che sono un mariuolo, che sono... E non sanno dare una circostanza, un fatto, non lo sanno dire. Poi continuo a parlare, stavano in infiltrazioni mafiose, a fare che? Chi soldi me? Con le imprese che lavoravano con me, facendo... L'unica cosa che possono fare i progetti che facevo io, che avevo programmato io, che avevo finanziato io, a loro non possiamo chiedere conto di tutto questo. Allora, cominciamo a dire, se il Consiglio dell'Ordine deve prendere un provvedimento, deve prendere nei confronti dell'avvocato Tarandino Imbonito, perché lei è accusata di fare cause con i mandati falsi da parte dei suoi presunti assistiti, non falsi, addirittura dopo morto davano i mandati. Quindi di questo si dovrebbe occupare il consiglio dell'ordine, e si dovrebbe occupare anche di queste 1300 correzioni di errore materiale. 1300, sapete quanti sono 1300? E sarei curioso di sapere questa correzione. A ogni correzione di queste 1300, quanti soldi corrispondevano in più all'avvocato Tarandino a carico dell'INPS? E com'è stato possibile in un momento che ci fossero migliaia e migliaia e migliaia di ricorsi contro l'INPS fatti da Tarandino e qualche altro avvocato che si sono arricchiti con questi ricorsi, perché parliamo di cifre straordinarie,
esagerate, e poi a distanza di tempo, come fosse la mammella, no? La succhiavano, si riempivano, poi fanno il ruttino e riprendono a tirare dalla stessa mammella, correggono l'errore e danno da cosa da soldi. Luminosità, ci volete spiegare qualche cosa? Come denna a Striscia la Notizia, noi stiamo qua, se ci volete spiegare saremo lieti, se poi non ci volete spiegare è perché non ci potete spiegare, Io da un astro della legalità mi aspetto risposte e trasparenza. Occhio vevole, state babù! Ma il cielo è sempre più blu.